tutti ragazzi, io sono Sara e bentornati sul mio canale. Oggi sono qui per farvi un video dove vi parlo delle 5 cose che odio ultimamente, cioè nell'ultimo anno, adesso come lettrice, sia come comportamenti di autori e autrici nello scrivere libri, sia per quanto riguarda i personaggi, quindi una serie di cliché, se così li vogliamo chiamare, che detesto, che non posso più leggere, che fanno scendere tantissimo il voto che do ai libri, perché secondo me sono insensati e rovinano le storie. Al primo posto abbiamo il finale classico per le eroine, cioè matrimonio e gravidanza. Io sono lì che non ce la faccio più a leggere i personaggi forti che hanno tutta una vita davanti con degli obiettivi che si annullano alla fine delle serie per raggiungere come obiettivo massimo di vita il matrimonio e la gravidanza. Non che ci sia niente di male in questo, ma come il mondo è vasto e diverso, penso che anche i personaggi dei libri possano essere diversi e non tutte le donne hanno come aspirazione il matrimonio e la gravidanza. C'è sempre, ma se non la protagonista è un altro dei personaggi protagonisti, insomma, che ce ne sono vari, che si deve sposare nel mezzo delle guerre, incinte, tu sei là tipo, ma state fuori di testa! C'è una guerra da affrontare e tu ti fai ingravidare? Come? Perché? Why? Questo è un cliché che detesto. Sarà perché io ho tanti obiettivi nella mia vita e come donna non mi sento di legare semplicemente all'obiettivo di dovermi sposare o fare figli, ma ho cose che posso effettivamente fare oltre a questo e quindi vorrei leggere di personaggi più simili a me stessa, almeno in questo, che possano anche dare dei messaggi a ragazze più giovani, insomma, che ci sia anche altro nella vita. Per quanto io a 14 anni amassi Twilight ed ero pronta a sposarmi con Edward anche appena compiuti 18 anni alla bella Swan, adesso come adesso no. Edward aspetta, oddio non lo so, Edward c'ha un sacco di soldi, Edward me lo sarei sposato lo stesso, nel senso però che avrei voluto fare anche altro, tipo la laurea, voglio fare il veterinario, poi i miei obiettivi di vita, qui non annulliamoci per dei ragazzi. E il numero 2, e questa è una frecciatina a un'autrice in particolare, quando un autore passa un anno nel mentre sta scrivendo l'ultimo libro di serie a dire moriranno tutti, preparatevi, perché in effetti nell'ultimo libro ci deve stare una battaglia di quelle epiche che tu dici non possono sopravvivere tutti perché in guerra la gente muore. Moriranno tutti, non siete pronti, non siete pronti. Arriva il giorno in cui esce il libro, lo leggete e muoiono solo personaggi secondari di cui non ne frega niente a nessuno, o dei personaggi buttati lì come escape goats nella serie, uccidiamo loro che tanto alla gente non è che gli importa più di tanto, in modo che possiamo salvare tutti i protagonisti e che siano tutti felici e nessuno mi venga a scrivere brutte recensioni. Bitch, please, sono io quella che ti scrive le brutte recensioni perché la gente deve morire nei libri. Cioè, sacrifichiamo la gioia di tutti i lettori, non di tutti, di alcuni lettori, per almeno dare un finale degno ad una serie. Perché quel finale è fatto schifo. Spoiler, non vi sto dicendo di che libro è. Nei commenti provate a indovinare. Sono Shady Beach, sono ancora molto amareggiata da questa cosa. Questo è un altro punto che mi porta a un'altra lettura che ho fatto quest'anno. Spoiler anche per chi indovinerà questa cosa. Quando un libro in quale c'è un ostacolo dall'inizio, dal primo libro della serie, questo è l'ultimo, ancora non abbiamo risolto l'ostacolo, arrivi al 50% che ancora non si parla di come risolvere l'ostacolo, al 75% niente, al 90% niente, al 98% ci sono due capitoli in cui si risolve tutto così e tu sei là tipo, ma io gli altri due libri li ho letti perché sono scema? No, il senso? Quando succedono cose assurde perché non si ha più fantasia e si dice va su dei cliché atroci che non servono a niente e la trama si risolve in due capitoli, senza senso. Perché ho letto tutto il resto delle pagine se mi servivano solo due capitoli? E questa cosa la odio tantissimo, anche qui, che libro sa mai? Il quarto cliché che detesto è quando la protagonista deve essere pure cassavergine perché altrimenti non ha importanza. Cioè è uno special snowflake perché lei, a differenza di tutta l'altra popolazione femminile, è vergine. No, perché io non lo so in che posto vive sta gente, perché delle gole del peccato, dove a 11 anni sono praticamente già tutte coi figli, perché non lo so, non mi pare a me così raro trovare una ragazza vergine, ma poi la verginità o meno non va a determinare il valore di una persona. Non siamo più nel 1500, il medioevo è finito, per favore, basta far sentire inadeguate le persone per la loro sessualità. Il mondo è bello perché è vario, hai tanto valore quanto una persona vergine, anche se non sei vergine, perché non significa niente. La verginità fisica e anatomica è soltanto una membrana che si può rompere anche mentre vai a cavallo o fai ginnastica, quindi... Il prossimo cliché che io odio a livelli allucinanti, che secondo me è anche abbastanza problematico, è quando
la ragazza si autocensura, autolimita per far sentire più importante l'interesse amoroso, l'uomo della situazione, perché lui: no, sei cambiata, sei diversa da come eri una volta, da colei di cui mi sono innamorato, perché adesso non hai più bisogno di me che ti aiuto ad attraversare la strada. Si chiama crescita del personaggio. Una donna non ha bisogno di un uomo per andare avanti nella vita, può farcela da sola. Uomini, smettetela di avere il complesso del cavaliere, perché ok, ci sono le ragazze a cui piace, ma ci sono quelle che dicono: levati, che sono più capace di te, please. E quindi quando le protagoniste le vedi crescere, ti rivedi in loro e dici: sì, you go girl, vai, prendi da solo il tuo trono, non hai bisogno del principe da sposare. E poi iniziano a dire: no, però io lo amo, e quindi smetto di usare i miei poteri, smetto di essere super figa e badass per un uomo. Why? Perché puoi governare da sola, non ti serve l'uomo, hai poteri, sei... Ecco perché fondamentalmente amo i cattivi. Il cattivo non ti dirà mai: sei troppo forte, fammi sentire più principe. Sarà là che dice: io ti amo, governa il mondo con me. E io l'avrei fatto subito, senza pensarci 2 secondi. Ebbene sì ragazzi, questa è la fine dell'altro video Shady Beach, di questa serie di video Shady Beach, in cui vi parlo dei cliché che odio. Fatemi sapere qui giù nei commenti se anche voi odiate queste cose, o se voi effettivamente non danno fastidio, se avete indovinato i libri di cui sto parlando senza dire effettivamente il titolo. E altri cliché che voi personalmente odiate. Ci tengo a dire che queste sono le mie opinioni, ovviamente rispetto alle opinioni degli altri che possono essere diverse dalle mie, e vi chiedo solo di rispettare anche le mie. Non litigate nei commenti, non insultate gente nei commenti. E sì, il video finisce qui, io spero che vi sia piaciuto, in caso lasciatemi un bel mi piace e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!